Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia. Nel breve video di oggi vedremo una funzione molto interessante, la funzione frequenza all'interno dei fogli di calcolo. Noi l'applicheremo ad uno studio sui gruppi parlamentari della Camera. Vedete, questo è il sito della Camera, camera.it, 18ª legislatura. Questa tabella è semplicissima, i parlamentari sono 630 e qui indica per esempio che 99 parlamentari sono nel gruppo di Forza Italia, 34 in quello di Fratelli d'Italia, 124 in quella della Lega ed eccetera. Come si utilizza la funzione frequenza? Noi creeremo delle classi di appartenenza a questa frequenza, ad esempio da 0 a 50, da 50 a 100 parlamentari, da 100 a 150, e verificheremo quanti gruppi parlamentari appartengono a queste classi. Questo è l'utilizzo della funzione frequenza. Abbiamo semplicemente, con il tasto sinistro del mouse premuto e mantenuto premuto, abbiamo selezionato, copiato ed incollato e abbiamo riportato questa tabella all'interno del foglio di calcolo. Noi utilizziamo LibreOffice Calc, ma queste tipo di funzioni sono funzioni di base. Il funzionamento praticamente e l'architettura logica è identica anche in Microsoft Excel, quindi credo questo video possa servire un po' a tutti. Abbiamo riportato, qui a sinistra c'è il nome del gruppo parlamentare, qui c'è il numero dei parlamentari che abbiamo ordinato con questo tasto, dal più piccolo al più grande, e poi ci sono le classi, la percentuale e la frequenza. Allora, scriviamo subito le classi, poiché senza classi questa funzione nei fogli di calcolo non funziona. Da 0 a 50 parlamentari, poi da 50 a 100, da 100 a 150, da 150 a 200, da 200 a 250. Perché ci siamo fermati alla quinta classe? Perché semplicemente il gruppo parlamentare più grande è quello del Movimento 5 Stelle, che ha 216 parlamentari. Quindi non abbiamo creato una classe da 250 a 300, perché in questa classe non ci sarebbe nessun gruppo parlamentare. Che cosa bisogna sapere per far funzionare la funzione frequenza? Innanzitutto che è una funzione matriciale, che si indica che ciò significa che quando viene validata nel foglio di calcolo bisogna fare CTRL maiuscolo ed invio nella tastiera. Ripeto, CTRL maiuscolo invio nella tastiera, non semplicemente invio perché altrimenti non funziona. E poi bisogna praticamente selezionare il numero di celle pari alle classi, praticamente celle, 5 celle, poi fare uguale frequenza, molto semplice. Non appena si fa la parentesi aperta, la parentesi tonda con maiuscolo 8, ecco che il foglio di calcolo ci propone la guida. Bisogna mettere dentro le parentesi dati, punto e virgola, classi. Molto semplice. Con il mouse, tasto sinistro, si seleziona la serie di celle dei dati, poi si fa punto e virgola e si seleziona la serie di celle delle classi. Molto semplice. Si chiude con maiuscolo 9 la parentesi tonda, e qui bisogna stare molto attenti, non bisogna fare invio perché altrimenti le funzioni matriciali non funzionano, ma nella tastiera del computer contemporaneamente con la mano sinistra si fa CTRL maiuscolo e con la mano destra, mentre si tiene premuti i tasti, si fa invio. Ed ecco che vediamo risolto il problema. Come si legge questa tabella? Nella classe da 0 a 50 ci sono 9 gruppi parlamentari, da 50 a 101, da 100 a 152, da 150 a 200 ci sono 0 gruppi parlamentari, lo possiamo verificare perché il Partito Democratico ne ha 111 e la Lega di Salvini ne ha 124, quindi questa classe da 150 a 200 è vuota. Da 200 a 250 ce n'è solo uno. Qual è la caratteristica del sistema politico italiano? È molto semplice vederlo, è un grande numero di partiti che praticamente sono rimasti all'interno della classe più piccola e un piccolo numero di partiti che fa parte delle classi più grandi. Per capirlo meglio possiamo fare la percentuale, quindi indichiamo uguale, i gruppi parlamentari sono 13, 9, 10, 12, 13 e facciamo questo dato semplicemente diviso con maiuscolo 7, 13. Facciamo invio. Vedete che viene fuori il 69%. Noi con questo, per esempio, con questa maniglietta propaghiamo questo tipo di formula all'interno delle 5 classi. Avevamo già fatto con tasto destro formatta celle, noi avevamo già formattato la celle con il formato percentuale e con una sola posizione decimale, per questo che ci viene in questa maniera, e vedete che capiamo che all'interno della Camera, per esempio, il 69,2% dei gruppi parlamentari appartiene alla classe da 0 a 50. Quindi questa è una specie di frequenza data in valore assoluto e questa è una frequenza data in valore percentuale. Quello che possiamo fare, possiamo per esempio qui abbiamo aggiunto con il più e abbiamo doppio cliccato il tab grafico e possiamo creare un grafico giusto per proseguire e poi terminare il video. Clicchiamo il grafico a torta e vedete che ci dice di scegliere quale tipologia di grafico, scegliamo torta,
Scegliamo aspetto 3D, facciamo successivo. A questo punto lui ci dice: ma dove sono i dati del nostro grafico? Bisogna premere questo tastino per, diciamo, togliere dalla visuale questo pannello. Poi andiamo nella linguetta dati e invadiamo, selezioniamo le celle relative ai dati del nostro grafico, cioè le classi di appartenenza e la percentuale. Vedete che lui si equivoca, questo pannello viene fuori un grafico che non ha senso perché ci dà soltanto un dato, significa che lui non ha capito che la serie di dati non è in riga ma la serie di dati è in colonna. Ed ecco che vediamo che subito dopo si modifica. E vediamo che ancora si sta equivocando, quindi dobbiamo tentare di capire se è la prima riga come didascalia. Vediamo, ed eccola qua, non era la prima riga ma era la prima colonna. Vedete che per esempio nella classe 50, da 0 a 50, è la maggior parte dei gruppi parlamentari. Facciamo successivo, facciamo questo qui, non ci interessa, facciamo ancora successivo. Possiamo dargli un titolo e ci scriviamo gruppi parlamentari. Poi in questi pannelli si possono scegliere un sacco di opzioni, noi non ce ne occupiamo in questo video. Facciamo fine, ecco il nostro titolo. Possiamo con questo selettore qua, possiamo ridurre, se ce lo fa fare, la grandezza del grafico, e poi quando appare la manina lo possiamo muovere. Ma vedete che qui ci manca un dato, facciamo tasto destro, facciamo inserisci etichette dati, ed ecco che viene fuori che il 69,2% appartiene alla classe da 0 a 50 parlamentari e tutti gli altri dati. Quindi noi abbiamo sia dato questo tipo di informazione in una maniera testuale sia in maniera grafica. Ripetiamo come si fa la funzione frequenza: si seleziona il numero di celle pari alle classi, si fa uguale frequenza, aperta parentesi, e poi si seleziona le celle relative ai dati, punto e virgola, le celle relative alle classi di appartenenza, si chiude la parentesi tonda e si fa control maiuscolo invio. Da che cosa si capisce che questa è una funzione matriciale? Dal fatto che in questa barra qui, vedete la barra della funzione, sono presenti queste due parentesi graffe. Bene, il video finisce qui, grazie a tutti per averlo seguito fino alla fine, spero vi sia stato utile, al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.